Quello che stiamo per raccontarvi qui nel posto delle parole è un viaggio al confine del mistero, al confine dell'inatteso, dove il buio è veramente buio. Normalmente quando raccontiamo e quando si raccontano le storie dei gialli, dei neri, si dice sempre la famosa frase che si brancola nel buio. A me fa sempre un po' sorridere questo. Ma in questo caso il buio è il protagonista assoluto e per contro la protagonista assoluta è anche la luce, perché se esiste il buio deve per forza esistere anche la luce e viceversa. Andrea Gobetti, ben trovato nel posto delle parole. Oh, che piacere essere da voi. Eccoci qua, insieme con Andrea Gobetti noi andiamo a spegnere la luce, per così dire, entriamo nella cavità della terra, entriamo a conoscere, seppure nella brevità di questa conversazione, Andrea Gobetti, ciò che ci sta dentro, ma non solo. Leggo nel risvolto di copertina che Andrea Gobetti vive in Lucchesia, terra splendida. Negli anni 60 entra nel mondo della speleologia, oltre a praticare lo sci alpinismo e l'arrampicata, conosce uomini straordinari, scrive di montagna, viaggi, esplorazioni per varie riviste ed è autore di molte pubblicazioni e ha diretto diversi documentari. Ora, Andrea Gobetti, la parola esploratore è una parola che è affascinante. Noi, per esempio, alcuni giorni fa abbiamo avuto come ospite qui nel posto delle parole per un altro libro, Alex Bellini, un altro esploratore, a cui abbiamo posto la domanda: chi è l'esploratore? Ma la pongo anche ad Andrea Gobetti, ma semplicemente perché, come ho raccontato ad Alex Bellini, la parola esploratore è una parola, mi scuso se parlo a livello personale, molto affascinante, perché quando da piccolo mi raccontavano le storie io chiedevo sempre in maniera imperterrita: voglio conoscere questi esploratori, che ne so, Vasco da Gama, Amerigo Vespucci e chi più ne ha più ne metta, e non li ho mai conosciuti. Nel giro di pochi giorni ne ho conosciuti due: Alex Bellini e Andrea Gobetti. Allora Gobetti, secondo te chi è l'esploratore? Nel caso mio sono io e i miei amici che fanno le stesse cose. Cosa vuol dire? In questo momento a me è venuto bene fare l'esploratore sotterraneo, però già prima, quando andavo a scuola, pensavo ancora di poter fare viaggi nello spazio e pensavo che avrei fatto l'esploratore intergalattico. Quando poi è diventato un po' più grande, ho capito che le astronavi non erano ancora per questa generazione. Beh, guardandosi attorno, indubbiamente anche il più economico da raggiungere era il mondo sotterraneo. Io sono nato a Torino, basta andare giù nel Cuneese, il Monregalese, il Monte Malguareis. Che è raccontato per l'appunto in questo libro. Sì. In questo libro e negli altri tre precedenti, perché in realtà è il quarto libro autobiografico, di una scelta un po' folle, perché a 24 anni, non sapendo cosa fare, ho scritto la mia autobiografia la prima volta. Cosa che però mi permette di aver parlato di quegli anni lì, quando ero giovane, e adesso di non dover raccontare le storie, sono passati 50 anni, ecco. Continuo a fare quelle cose che ho sempre fatto, cioè cercare dei posti con delle buone bande d'amici, speleologi, gente anche che alle volte ho incontrato in viaggio, e esplorare le caverne, che non è, come dire, non è una cosa eroica, non sono gli 8000, i malaiani, e non sono neanche le traversate oceaniche come Alex Bellini in barcaremi. Sono cose fisicamente molto più modeste, che però racchiudono dei piccoli segreti, come la cooperazione fra le persone che ci vanno, perché lì quando sei al buio non è più lo spinta, sarò il migliore di questi quattro sconosciuti, ma cerchiamo tutti e quattro insieme di venirne a capo. Molto interessante la speleologia è il fatto che l'aspetto finanziario è assolutamente inesistente.
non serve a niente, almeno dicono tutti così, e non rende nulla. Però a chi piace vedere cose mai viste da nessuno e comincia a riflettere su questo mondo vuoto, su queste radici del cielo, come dicevo un tempo, che se no il cielo andrebbe via, se non ci fossero le radici a cui attaccarlo. Effettivamente le grotte non è un fenomeno geologico, è un fenomeno di cielo diventato nero. Dal fondo del pozzo ho guardato le stelle, è il titolo di questo libro, Memorie di un esploratore ottimista e ribelle, pubblicato dalla società editrice milanese SEM. E da questo fondo del pozzo dicevi poco fa che il buio non è solamente buio, perché già l'avevamo appreso per Andrea Gobetti in un libro pubblicato ma diversi anni fa dall'editore, posso anche sbagliarmi, CDA Vivalda, L'ombra del tempo, ed è lì che avevo imparato a conoscere le gesta sicuramente eroiche di chi entra, per così dire, nella pancia della terra, a scoprire che le grotte sono sì buie, però si deve trovare la luce, quella luce che per gli speleologi non è solamente quella luce che portano sul casco, ma è una luce interiore, è un concetto anche molto filosofico, Andrea Gobetti. Ma in effetti di oggetti filosofici sottoterra se ne trovano. C'è chi dice addirittura che il famoso clinamen di Epicuro tutto sommato somiglia al fenomeno carsico, nel senso che noi non sappiamo dove l'acqua avrà scavato le sue grotte, però sai che con tutto quello che è piovuto su quella montagna le grotte ci saranno. E fai dei viaggi nel tempo perché vai a vedere con mano cose che sono state scavate milioni e milioni di anni fa. Vai in dei posti che veramente sono le tracce, le memorie ancora vive e presenti di un mondo che non esiste più, ma davvero, cioè che non esiste più da un sacco di tempo. Ci sono le testimonianze degli spostamenti delle montagne, ma ci sono le testimonianze che noi anche non riusciamo a capire, e soprattutto a me piace molto il fatto che lì si potrebbe guardare il tempo, che è così difficile da cogliere fuori perché cambia sempre tutto, e invece le grotte sono assolutamente identiche a quelle che poteva aver visto un trisnonno, un quadrisnonno, e questo porta dei paradossi. Poi uno dice, ma andate in grotta pensando sempre così a lati pensieri? No, sono tutte sui biscotti, la cioccolata, le sigarette, tutte le cose che sono poi il succo della vicenda, che tu devi arrivare, scendere, stare il più contento possibile e poi anche tornare a casa, perché la grotta prima si scende, la salita, che normalmente è la parte più difficile, viene dopo. E la luce dov'è? E la luce arriva quando ne sei uscito, e anche in quello il tempo che uno dice, quanto manca? Mancano 20 minuti? No, mancano 200 metri, e quei 200 metri, finché non li hai fatti, sei al buio. Per cui tante volte nella montagna c'è anche un po' di delusione, si torna a valle e il mondo è diventato di nuovo più banale. Invece quando esci di grotta, stai tranquillo che non hai la delusione a vedere il sole, ma anche se piove. Come diceva il mio amico Marziano Di Maio, proprio è bella la grotta, con anche certe, molto bella, il momento più bello andare in grotta è quando esci. E io sono d'accordo con lui. Però, Andrea Gobetti, andare in grotta, andare dentro la grotta, è anche un po' coniugare un verbo essere, no? Adesso non vorrei fare una traccia troppo filosofica, che non ne avrei le capacità. Però io penso che scendendo nella grotta, seguendo le parole che hai detto poco fa, veramente c'è una coniugazione del verbo essere con tutte quante le sue difficoltà. Sai cos'è il problema? Che là sotto non c'è il verbo avere, come dicevano, avere o essere. Effettivamente uno sottoterra è in balia dell'essere, perché avendo escluso l'avere, che normalmente occupa la maggior parte dei pensieri, viene fuori essere. In questo libro,
intitolato, lo ricordo, dal fondo del pozzo, ho guardato le stelle, c'è la dedica a Marianna, Stefano e gli altri bambini sfuggiti alla speleologia. Sfuggiti per certo. Quale ragione, Andrea Gobetti? Perché uno va a fare lo speleologo normalmente quando deve andare in un posto dove non c'è ancora andato nessuno. Se uno c'ha già il padre speleologo, anche se ci sono dei casi che ribaltano completamente, perché ci sono degli ottimi figli speleologi che si divertono ugualmente a fare gli speleologi, però dal punto di vista mio, che faccio lo speleologo, averci un figlio speleologo mi farebbe stare troppo in pensiero, ecco. È molto meglio se i genitori non sanno niente in questo mondo. E quindi loro fanno altre cose. Allora, siccome sì, noi siamo qui all'interno di questo appuntamento che si chiama Il posto delle parole, e ci piace dire che nelle parole ci piace inciampare, la parola speleologia, che spesse volte noi diciamo, ha una derivazione che chiaramente ci porta proprio dentro questa cosa, e ha due parole, composta da due parole. Da una parte possiamo dire la parola caverna, ma quella più affascinante, e qui torniamo alla questione filosofica, è il discorso. Quindi la speleologia è la disciplina che si occupa di quella esplorazione, della documentazione, della divulgazione, della conoscenza di tutto quello che c'è in questo mondo sotterraneo. Quindi la speleologia fa entrare nella pancia della terra per scoprire cose. E qual è la cosa più bella che Andrea Gobetti ha scoperto? Cosa si può dire di cosa, ma sai che non ti saprei rispondere una volta tanto, perché ne ho viste tante. Comunque fondamentalmente è l'amicizia, fondamentalmente i rapporti fra di noi che siamo andati in grotta insieme sono dei rapporti che ci permetteranno di vivere a lungo, cioè finché siamo vivi abbiamo degli amici. Immaginati che uno speleologo andando in giro per l'Italia può anche non conoscere alberghi, perché c'è sempre qualche altro speleologo che lo ospita, anche perché se uno speleologo va in giro, di solito va in giro a cercare altre grotte e quindi un'altra squadra di persone con cui andare in grotta. E queste sono delle cose belle, sono delle cose, sai... Poi ti accontenti anche di poco, perché dopo che sei stato in grotta qualsiasi cosa fuori ti sembra fin troppo ricca, fin troppo complessa. Lì le cose sono tirate, ma ci sono il piacere di essere, ma secondo me sono piaceri molto legati all'amicizia queste. E il piacere legato all'amicizia si tocca, si legge in questo libro di memorie di un esploratore ottimista e ribelle, perché è sempre legata all'amicizia e alla discesa, ed è qui forse il divertimento maggiore, anche se a un certo punto del libro Andrea Gobetti ammette che alla mia età si rischia ancora di invecchiare. Ma perché è proprio un rischio questo invecchiamento? Ma pensa quanti gli capita già a 20 anni. Cioè, la vecchiaia, come credo che scrivo, è un porto facile da imboccare, perché tutti ti invitano a diventare vecchio, ma dai, ormai hai fatto, tirati coso, mettiti in pensione. Però dopo che ci sei dentro sto porto non è così bello, è pieno di banchi di sabbia, direbbero i marinai, e scogli. Per cui sarebbe meglio arrivare finché non muori giovane, nel senso con la voglia del domani, con la voglia di che ci sono ancora delle cose che capitano e che hai voglia di fare. Poi a un certo punto si muore tutti, ma non è quello il problema. Il problema è attendere la morte già steso morto 30 anni prima di farlo, oppure già diventare, non so, quando uno diventa importante spesso rischia di diventare un po' la statua di se stesso, che è un grosso rischio, perché lì è invecchiamento, la statua non si muove più, rimane lì e invecchia. Continuiamo a parlare dell'età, Andrea Gobetti. Alla mia età, no, vedo qui un'altra sottolineatura. Io sono del 52, quindi sono poi così infatti vecchio. Alla mia età posso sostenere che non mi ha portato male cercare di far diverso dagli altri, ecco.
Questo è il far diverso dagli altri, non è per attirare lo stupore, ma è semplicemente per essere se stessi. E quindi adesso, in questo essere se stessi, attraverso i ricordi raccontati in questo libro da parte di uno speleologo, andiamo, Andrea Gobetti, a estrarre da questi viaggi una discesa. Quale scegliamo? Ah, possiamo cominciare con la prima, che andiamo in Filippine con la giovane fanciulla che diventerà poi mia moglie e madre Giuliana. Dei miei figli. Esatto. Ah, lì ci siamo divertiti, cioè è capitato di tutti i colori. Alla fine i momenti ci arrestano come terroristi, comunisti dell'NPA, siamo dovuti veramente... È stato necessario una telefonata al vescovo di Manila e farsi tirare fuori da un bordello, perché stavano pensando cosa ci fa lì la gente, cosa ci facevano lì questi esploratori nella giungla di Samar, che effettivamente è un'isola, come dire, contesa fra i guerriglieri. E siccome tu cosa gli dici? Faccio lo speleologo, questi qua cosa ne sanno? Io mi ricordo mi aveva chiesto: allora com'è la differenza tra stalattiti e stalagmiti? E gli ho detto: allora forse te l'ha creduto un po' di più. Però ti rendi conto, quando sei lì, gente piena con i mitra in mano, che ti chiedono la differenza tra stalattiti e stalagmiti, dici: madonna mia. Sembra quasi una presa in giro, invece è una cosa seria. Sì, che poi la prima cosa, l'elementare, effettivamente ti hanno detto questo: le stalattiti scendono dall'alto, le stalagmiti salgono. Tolto questo, era del tutto un'isola meravigliosa, con dei fiumi sotterranei che entrano nella giungla, che escono dalla giungla e fanno lunghi percorsi sotterranei, dove abitano granchi, gamberi assolutamente ciechi, depigmentati, specie nuove che hanno trovato il modo di vivere sottoterra da milioni di anni in certi casi. E che fa caldo quando siamo sulle grotte sulle Alpi, in fondo chi ci tira fuori è poi il freddo, perché vai in grotta 2, 3 gradi, anche 5 gradi, 8 gradi, no, non è quel caldo. E invece in quelle grotte lì sei a 24, 30 gradi, per cui si dilata moltissimo quel tempo che ci puoi stare dentro. E anche in Messico, a me la spiaggia tropicale mi ha sempre affascinato. Ho fatto esplorazioni sia in Chiapas che... Che differenza c'è, Andrea Gobetti, tra la caverna, poco fa hai detto quella delle Filippine, oppure anche nel Chiapas, e le caverne, per esempio, qui della nostra Europa, dell'Albania, dell'Italia, tanto per fare due esempi? Qui è più difficile, mentre quelle grotte chiapaneche praticamente cammini nella giungla, a un certo punto vedi questi enormi antri o pozzoni, ed è fatta. Invece qua sei in delle montagne che sulle prime sono mute, poi cerca che ti cerca, ti trovi gli anfratti dentro che ti porta al fenomeno carsico. Qui c'è più la grandissima voglia di trovare già dall'esterno cose nuove che poi ti portano a dei fiumi sotterranei. Beh, il fiume sotterraneo meno male si tradisce, c'è una risorgenza, c'è un posto in cui vedi uscire l'acqua dalla montagna. Però attorno a questa risorgenza, dove, quante, chi sono le entrate che portano, le varie sorgentine che portano l'acqua alla sorgente principale. E questo possono essere che tu la risali, ma può essere anche sulla montagna trovi un altro buco da cui farai la tua bella congiunzione, scoprendo delle cose molto diverse, perché ci sono delle regioni che sono tutte di pozzi e delle regioni orizzontali che invece sono quelle delle gallerie. Poi ci sono regioni che magari erano nate orizzontalmente, ma poi lo spostamento delle masse delle montagne hanno reso semi verticali, per cui si sono svuotate, ma che erano nate sott'acqua. E da lì la morfologia ce ne sarebbe da... Ma Andrea Gobetti, se io vado a fare, io si fa per dire, se io vado a fare una scalata sull'Himalaya, oppure mi porto su un ghiacciaio sul Monte Bianco, tanto per fare un esempio, io ho il controllo satellitare del GPS. Quando invece scendo, sempre si fa per dire, in una caverna, che cosa ho?
No, niente. Di tecnico c'è molto poco, il GPS non funziona, i motori non funzionano perché riempirebbero l'aria di ossido di carbonio. E la tecnologia in grotta è molto limitata. Abbiamo per arrampicare dei trapani elettrici, cioè, però devi portarti giù delle batterie. Quella tecnologia ancora, come dire, non primitiva, perché dai, dai, chiodi espansione, mangi delle cose buone, puoi usare anche delle tendine, però sai, il rilievo che ti fai da te con la tua bussola e i tuoi, sì, c'è uno strumento anche più moderno di una bussola e di una cordella metrica per fare una topografia. Comunque stai andando in un posto che non sai come è fatto, ecco. Un posto che non sai come è fatto, e questo è il grande, la grande domanda che ci si trova quando si è nel completo buio. Questo detto da chi di grotte ne ha frequentate, che ne so, la grotta di Bossea, la grotta di Valcorsaglia, di Toirano e di Rio Martino, e lì si è fermato. Lei le conosce ovviamente tutte queste piccole grotte. Ci sono cresciuto, io la prima uscita della mia vita l'ho fatta col gruppo speleologico piemontese e andammo a Bossea. È bellissima. Quindi a Caudano. E non sono belli tipo anche i dossi di Villanova di Mondovì. Straordinari. Poi si osa la Valtanaro, c'è la grotta delle Vene, c'è il Lupo che è già un po' più difficile, Biancavallo pieno di fango. Ognuna di queste grotte ha delle sue caratteristiche. E bene o male sono posti, capisci, in montagna cambia il tempo e diventa l'inferno, in grotta è buio, sì, però è anche stabile, cioè non è, arriva la piena se c'è scritto sul bollettino meteorologico che vengono giù acqua catinelle, altrimenti sono relativamente più sicure le grotte, no? Non ci sono i cambiamenti climatici, e che ti permette di cominciare a vivere nella modestia della nostra piccola realtà, che ci sei arrivato senza dover investire certamente dei mila, e ti vivi queste esperienze di questi posti sconosciuti ai più. E in cui, se cerchi bene, magari trovi qualcosa anche sconosciuto a tutti. E questo è un po' l'esploratore giovane che comincia a sentire questo sapore, questo gusto di nuovo, queste tenebre eterne che cadono, e come cristalli, dicevamo quando eravamo giovani retorici. Insomma, è molto piacevole. Andrea Gobetti, quale sarà il prossimo appuntamento che hai già impostato nella tua agenda? Devo dire, non sono un uomo dei grandi programmi, sono più uno che gli dicono vieni, dice come no, però in certi casi a me di continuare l'esplorazione del massiccio del Malidei in Albania ci tengo, ecco, ci sono le grandi possibilità sicuramente di sotto. Continuare l'esplorazione del massiccio del Mar Guarais, che effettivamente dopo 50 anni solo io, ma quasi 100 tra tutti, lì è veramente bello, è una, come dire, un affresco già composto in cui cominci a capire come è fatto il carsismo, perché ci sono stati, diciamo pure, decine di grandi speleologi che hanno fatto ciascuno la propria avventura, e adesso comincia a intravedere un disegno sotterraneo che unisce le grotte che prima sembravano lontanissime, invece sono la stessa grotta, comincia a capirne il cartismo. All'opposto di questo, vai in un posto dove non c'è mai stato ancora nessuno, sempre che lo trovi, e per questo io vado in Albania, che da quel punto di vista lì è meno conosciuta di altri posti d'Europa, e anche perché c'è la gente molto simpatica, molto diretta, forte, sono dei bei montanari, veramente seri, rispettosi del coraggio anche degli altri. Poi, e vai in quei posti lì perché c'è il gusto di dire mamma mia, magari lì dietro comincia la storia,
e in altri posti appunto metti gli ultimi tasselli, i penultimi, diciamo sempre, poi rimangono però, penultimi. Andrea Gobetti, ma esiste una cartografia delle caverne, ovviamente? Come no? Come no? Esistono libri, atlanti... Sì, però voglio dire, esistendo queste cartografie, ogni volta che tu scendi in grotta, alla cartografia esistente ne aggiungi un pezzo. Così è. Così è. Uno già si dirige su un rilievo precedente, perché così gli dice anche dove ci sono i punti interrogativi, perché uno disegna la grotta e ogni tanto ci mette anche i punti interrogativi, dice io lì non so cosa c'è, non avevo i chiodi a pressione, la voglia di salire, oppure c'è un sifone che è un lago che poi se c'è un subacqueo magari vede dall'altra parte, magari c'è delle cose che le vedi dall'altra parte di un pozzo ma non le puoi raggiungere, allora disegni un punto interrogativo. E poi partirà qualcun altro e tornerà lì e vedrà se è un punto interrogativo degno oppure si può cancellare così. Andrea Gobetti, nostro ospite qui nel posto delle parole, dal fondo del pozzo ho guardato le stelle, memorie di un esploratore ottimista e ribelle pubblicato da Sam Libri. Prima di salutarci invece, Andrea Gobetti, qual è il libro che ti fa compagnia in questi giorni? Questi giorni di verità stavo leggendo Gerald Darrell, stavo leggendo in questo momento Gerald Darrell, Lo zoo in valigia, giusto? E che cosa racconta? Va a prendere animali straordinari in giro per il mondo per farne uno zoo in cui farli sopravvivere. In effetti anche quello è un bel progetto, perché ci sono animali che sono sopravvissuti, cioè che la specie non è estinta per gli esemplari che sono stati salvati nei giardini zoologici. Allora c'è lui in Africa. Ma c'è Andrea Gobetti, c'è il libro a portata di mano, nel senso che se ti chiedo di prendere il libro, leggerci le prime righe, lo puoi fare? Sì, guarda, è più difficile trovare gli occhiali. Questo è il dilemma di tanti di noi, nel perdere sempre dappertutto gli occhiali. Alla mia età, ma lo devo anche... Era scritto che gli occhiali sono un problema perché sono trasparenti e se ci vedessi bene non li dovrei cercare. Comunque comincia qua. Me ne stavo placido sulla veranda avviluppata nella bougainvillea a contemplare l'acqua azzurra e luccicante della Bala di Vittoria, punteggiate di infinite isole disseminate di boscaglia simili a verdi cappellini pelosi lasciati cadere distrattamente sulla superficie. Due pappagalli grigi frecciarono nel cielo limpido e terso, lanciando fischi acuti e seducenti cucui. Una schiera di minuscole canoe, simile a un branco di pesci neri, si spostava da un'isola all'altra e lo schiamazzo e il chiacchiericcio lontano dei pescatori arrivavano fino a me, trasportati dall'acqua. In alto, tra le grandi palme che facevano ombra alla casa, una colonia di uccelli tessitori ciarlava senza posa, intanto che i singoli membri erano indaffarati a sfrangiare le foglie delle palme per tessere i loro nidi a forma di cesto. E sul resto della casa, dove cominciava la foresta, un barbettino emetteva il suo verso monotono. E così comincia. E così comincia questo straordinario viaggio brillante, ironico, anche commovente di un uomo come Gerald Darrell, che ha dedicato l'intera vita agli animali, e da ricordare anche la moglie, perché è molto importante, certo. La moglie Jackie e l'assistente Bob, uno zoo in valigia pubblicato da Neri Pozza. E intanto, Andrea Gobetti, noi ti ringraziamo per il tempo che ci hai dedicato qui nel posto delle parole per farci fare questo viaggio all'interno della Terra. Grazie davvero, Andrea Gobetti. Io ringrazio voi di aver ascoltato queste parole da così lontane, di solito si perdono nel buio. Grazie, arrivederci. A risentirci, grazie.